San Valentino stasera. Le dispiace passarlo da solo. Amore, Robby viene con noi al cinema, ok? Ma perché non resta da casa? Che sei pazzo? Se restiamo a casa dobbiamo parlare. Tu non parlare. E se non parlo mi devo accoppiare. Beatrice Benassi. Roberto Marino. Robby, Roberto! Mi dica di lei. Cleptomane. Narcolettica. Mi capita soprattutto quando mi emoziono. Col suo compagno si emoziona? È che mi piacerebbe conoscerla meglio. Sono settimane che mi corteggia regalandomi delle cose assurde. Tempo perso, non mi fa per te. Che ne sai tu? Istinto. Basta, ho detto basta, basta, no! Persona assolutamente da evitare. Perché io sento proprio di avere delle cose in comune con questa ragazza, capito? L'amore lo riconosci dall'odore, no? E lei ha l'odore della donna della mia vita. L'odore? Il profumo dell'amore? Ma chi sei, Gigi D'Alessio? Secondo me ti farebbe bene ogni tanto lasciarti andare, proprio mollare un po'. Mi guardano tutti! Saresti un buon papà tu. Adesso si è messa pure in testa ad avere un figlio. Portarci loro! Questa è la classica storiella di sesso. Te la vedremo ancora un paio di volte e poi puff, scompare, no? Secondo lei ha avuto un'altra amnesia. Beatrice! Bea! Sono Roberto. Sapessi per quanto tempo t'ho cercato, Bea. Chiedo venia, ma ho avuto dei problemi nell'ultimo periodo e non rammento tutti gli individui con i quali solevo intrattenermi. Penso positivo, scusa. Magari ci si libera la stanza e... Che cosa ci vogliamo fare? Ce la vogliamo affittare. Eccomi di nuovo con voi a parlare di Fast and Furious 7. Come saprete, il film fu interrotto a metà delle riprese a causa della tragica morte di Paul Walker lo scorso novembre. Lo script doveva essere riscritto per eliminare gradualmente il personaggio di Walker. Ad oggi lo sceneggiatore Chris Morgan e il regista James Wan hanno escogitato un modo per inscenare la partenza di Walker. Le riprese di Fast and Furious 7 riprenderanno quindi il 7 aprile. Questa volta la trama vede Ian Shaw, Jason Statham, in una missione vendicativa contro la squadra di Dominic Toretto che ha ucciso suo fratello nel film precedente. Allora, voi cosa ne pensate? Potrà vivere il franchise dopo Paul Walker? E secondo voi come dovrebbero gestire gli sceneggiatori la sua uscita dal film? I veri fans di Fast and Furious si esprimano qui sotto. E chi ancora non l'ha fatto, si iscriva al nostro canale YouTube per essere sempre aggiornato sulle ultime novità in uscita. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!